penso che sia stato un laboratorio didattico, cioè è stato non solo far colorare, dipingere, cioè pennelli, tempere, ma c'è stato un lavoro dietro di ricerca, di conoscenza, abbiamo guardato illustrazioni, cioè abbiamo cercato di osservare prima di dipingere, cioè c'è stato un lavoro veramente completo. Loro adesso sanno cose che prima non potevano neanche immaginare, che gli alberi hanno le radici, quindi una vita sottoterra, la forma delle nuvole non è come quella che vedono i cartoni animati, ma insegnandogli a osservare hanno capito che insomma c'è tutto un altro mondo, no? C'è stato tutta una raccolta di materiale, quindi addirittura loro sanno i nomi, adesso se li saranno dimenticati, ma mentre lo stavamo facendo avevano imparato i nomi delle farfalle in latino, quest'anno il nome delle conchiglie in latino, quindi non è un laboratorio di pittura per bambini, ma una cosa seria. Abbiamo guardato molte illustrazioni, soprattutto per questo lavoro degli elementi, io ho portato molte illustrazioni che avevo fatto, o anche lavori di altri illustratori, quindi libri illustrati che ho aperto, messo a disposizione, loro guardavano in continuazione i libri, magari anche degli schizzi fatti alla lavagna e poi loro riproponevano, tra l'altro in bianco e nero, quindi subito, cioè non siamo passati subito al colore, hanno fatto dei bozzetti come appunto, ripeto, fanno gli illustratori normalmente quando lavorano. Hanno iniziato a lavorare in grande, perché i bambini di quell'età disegnano cose piccolissime, al di là del fatto che loro lavorano su dei fogli piccoli, ma messi di fronte a fogli enormi, comunque tendono a disegnare qualsiasi cosa piccolissima. Il fatto che alla fine di questi 5 anni io non devo più dire la conchiglia facciamola grande, cioè, loro già sanno che hanno uno spazio enorme e possono gestire questo spazio con disegni di grandi dimensioni. Primo anno ero io che gli versavo il colore nel contenitore, lo miscelavo, facevamo i colori, gli dicevo per fare il rosa mischiamo il rosso col bianco. Adesso mi chiedono che colore è, io dico guardalo e fallo, ragiona e fallo, e prendono i colori e sono loro che li miscelano. Mi sembra che i bambini ultimamente, rispetto a quando ero bimbo io, sono molto individualisti, no? Quindi l'idea di farli lavorare in gruppo, quindi l'idea di scambiarsi, ma anche di scambiarsi la ciotola del colore, il confrontarsi, ma anche proprio il gesto di ho avanzato il colore e te lo do. Sembra una stupidata, ma è molto importante, perché lo vedo anche con i bambini piccoli. I bambini piccoli tendono comunque a essere individualisti, no? Il fatto di collaborare, di cooperare, penso che sia, al di là del lavoro di pittura, comunque un momento importante per la loro crescita. Cioè, io rimango sempre me stesso, sicuramente, però sono bambini. Ma non li tratto da bambini come un'altra persona, io li tratto come dei piccoli illustratori, quindi cerco di insegnargli quello che hanno insegnato a me. Poi sono loro che in questi anni hanno veramente dato, e questa cosa continuo a ripeterla, sono più le cose che loro hanno dato a me, io spero di aver insegnato, ma loro a me hanno insegnato tantissimo. Thank you.
Io all'inizio avevo paura, cioè devo essere sincero, perché non avendo mai lavorato con bambini poi piccoli, 6 anni, sinceramente l'ho accettato come una sfida, sicuro, però è andata bene. La storia bellissima è il titolo del libro, è nato perché io conoscevo l'editore che appunto guarda caso è stata quella che ha creduto in me, che mi ha fatto lavorare per prima. Io quando le ho presentato l'idea, lei all'inizio ci siamo sentiti solo per telefono, aveva detto guarda Gianta, io non ho mai fatto libri con disegni fatti da bambini, però mandami lo stesso il materiale. Quando ho visto il materiale, mi ha telefonato, mi ha detto vieni su che se è vero che li hanno fatti i bambini, sono fantastici. Abbiamo presentato il libro alla Fiera del Libro di Bologna, la Fiera Internazionale, il nome del loro comune sul libro che ha girato tutta l'Italia, che forse è andato anche all'estero, mi sembra che abbiano fatto delle ristampe in Corea, se non mi ricordo, in Cina. Insomma, certo, per una piccola scuola di un piccolo paese comunque è motivo di orgoglio, se pensi che appunto non si è una storia che sta andando avanti, che è partita 5 anni fa, e questi bambini tra il libro, le interviste dei giornalisti, gli articoli sui giornali, siamo andati in televisione, insomma È una storia che secondo me continuerà, penso che sia questo un libro che avrà le gambe. Io mi auguro che possa essere un progetto pilota, qui però sta nella sensibilità delle maestre, della preside, dell'amministrazione comunale. Il mio lavoro purtroppo finisce nel momento in cui finiscono le due, suona la campanella. Mi auguro che qualcun altro possa prenderli per mano e continuare a, così, a fargli amare il futuro. Io mi auguro che questi bambini ricerchino sempre il bello nella loro vita. Io spero di avergli dato almeno, non so, la curiosità, qualcosa che magari adesso non si rendono conto, magari tra qualche anno, non so, magari guardando il libro, magari guardando i lavori, magari guardando in un altro modo un quadro, qualsiasi immagine. La speranza è quella di aver appunto seminato il loro, secondo me, la ricerca del bello.